Sì, buonasera, iniziamo con due interrogazioni. Diamo tempo alla consigliera Titta Ferrante di prendere posto. Allora, trattiamo l'interrogazione numero 2, presentata dalla consigliera Titta Ferrante, relativa a dissesto mando stradale in Viale Casiraghi. Prego. Buonasera a tutti. Questa mia interrogazione è dovuta, a numerose segnalazioni che i cittadini hanno fatto, che mi hanno fatto, soprattutto quelli residenti in Viale Casiraghi, ma anche in altri punti della città di Sesto, perché lamentavano, in questo caso particolare, una grave rottura dell'asfalto stradale con una buca profonda parecchi centimetri, qui addirittura della dimensione di 2 metri per 1,5 metri. E questa rottura era presente da vari mesi, segnalata da due cavalletti posti provvisoriamente a protezione della stessa, al fine di evitare il passaggio di mezzi che, essendo una strada, vi transitavano. La misura di protezione adottata, tuttavia, era inadeguata perché, con le giornate di vento i cavalletti vengono scaraventati a svariati metri di distanza dalla buca. E quindi costituiva un grave pericolo sia per la circolazione dei veicoli che dei pedoni che trovavano inaspettatamente sul loro cammino un cavalletto rovesciato a terra. E dall'altro anche un pericolo per i mezzi che percorrono la via Fratelli Casiraghi, che si trovavano a transitare sulla buca e che senza cavalletti e quindi non era opportunamente segnalata. La rottura era in prossimità del civico numero 73. E quindi, proprio perché costituiva un pericolo per la sicurezza stradale e l'incolumità dei cittadini, veniva segnalata, in quanto era da mesi che non, era ancora in quello stato. Però segnalo che questo discorso di mancanza di sistemazione, di rotture, buche viene fatta in diverse zone della città, come se si provvede a fare delle riparazioni, ma poi rimangono in sospese in attesa di non si sa bene cosa o di chi. Grazie. Rispondo all'assessore Piano, prego. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio la consigliera per la segnalazione. Nel caso specifico, l'ufficio è uscito il 2 di maggio, quindi circa 2 settimane dopo il deposito dell'interrogazione, e non ha trovato il cantiere ancora aperto perché nel frattempo era stato completato da parte dell'operatore. Il problema che segnala la consigliera Titta Ferrante è un problema noto e annoso perché interessa tutti i cantieri nei quali si interviene nelle reti e nei sottoservizi, e talvolta anche noi ci troviamo nella condizione di sollecitare gli operatori che intervengono, mi riferisco uno su tutti ad A2A, affinché una volta ultimata la lavorazione che si rende necessaria, procedano in modo veloce alla copertura del manto stradale. Siccome non sempre è possibile pianificare questi interventi, l'ufficio di recente ha deciso di sospendere le autorizzazioni per la compromissione del suolo fino a quando non vi è stata una ricognizione di quelli che sono i cantieri che ancora aperti e che richiedono una sistemazione. Proprio recentemente ci siamo orientati in questo senso, e cioè abbiamo comunicato all'operatore che ogni qualvolta ci farà una richiesta in tal senso, prima sarà nostra cura verificare che abbiano chiuso gli altri cantieri, perché evidentemente questo è un problema. Segnalo poi però che per quanto riguarda la copertura definitiva del manto stradale, noi abbiamo due fasi di lavorazione. Abbiamo una fase in cui l'operatore privato deve, per quanto riguarda il teleriscaldamento in particolare, completa l'intervento, ma non realizza, diciamo,
a regola d'arte il manto stradale se non dopo che sia decorso un certo lasso di tempo significativo che consente l'assestamento delle opere sotterranee per poi ripassarci. Quindi è possibile che in città si assista a fenomeni in cui si vede ricoprire come dire, la strada in un modo non adeguato, ma poi l'operatore a distanza di circa 8-10 mesi ripassa per sistemarla. Però questo che lei segnala è un problema che conosciamo bene e che stiamo seguendo, speriamo, nel migliore dei modi. Consigliere Di Ferranti, prego. Sì, ringrazio della risposta che soddisfa ampiamente. La sensazione che i cittadini hanno è che a volte si ha l'impressione che l'operatore riunisca un po' tutti questi lavori arretrati per fare in un'unica giornata tutte le coperture e quindi questo può dare adito ad un aumento dei tempi. Ecco, grazie. Facciamo in tempo a farne un'altra. Facciamo la numero 3, sempre presentata dalla consigliera Titta Ferrante, relativa alla centrale di cogenerazione. Prego. Sì. Ecco, con questa interrogazione chiedevamo al sindaco e all'assessore competente nell'aprile del 2014 notizie, informazioni sulla centrale di cogenerazione, perché leggevamo sui giornali di una possibile centrale di cogenerazione sul territorio sestese o nelle vicinanze e quindi chiedevamo informazioni, ponevamo con questa interrogazione alcune domande. Primo, se esiste un progetto per una centrale di produzione di energia o di calore, quale sia l'energia primaria che si pensi di utilizzare per produrre l'energia qualora ci fosse questo progetto, la dimensione della centrale e se, appunto, sempre nell'ipotesi di questo progetto, se esistesse un documento sull'impatto ambientale. Inoltre si chiedeva, visto che di questo progetto ne parlava il giornale, se erano state individuate le aree idonee e anche quelle non idonee all'installazione della centrale, atte a minimizzare le esposizioni ai campi elettromagnetici secondo la legge quadro. E quindi se era prevista anche la distanza minima dalle abitazioni più vicine, al fine di tutelare la salute dei cittadini, dell'ambiente e del paesaggio secondo la normativa vigente. Grazie. Grazie. Risponde l'assessore Marini. Prego. Grazie consigliera. No, l'unico riferimento di cui abbiamo notizia è una centrale di cogenerazione, ipotizzata peraltro. So che il progetto sta andando avanti e quindi forse a questo punto potremo avere notizie più precise in comune di Cinisello Balsamo. All'interno dell'area Ocean, cioè il futuro capolinea dell'M1 di Bettola, se non sbaglio. È però una centrale di cogenerazione da questo punto di vista. Oltre a questo non abbiamo altre informazioni, se non il fatto che per la posizione dell'area non tocca residenze, abitati sestesi e neanche cinisellesi da questo punto di vista, ma questo è come dire, problema dei nostri amici e colleghi. Niente, non aggiungo nient'altro. Grazie mille. Consigliera Titta Ferrante, prego. Dunque, ringrazio della risposta perché questo non era scritto, quanto mi ha detto adesso non era scritto nella lettera, quindi la ringrazio per questa ulteriore precisazione. Quello che mi lascia un attimo perplessa è che se è vero che non compete a noi, comunque ci riguarda perché c'è tutto il discorso dell'inquinamento delle acque, quindi penso che ci siano ripercussioni che comunque interessino anche il nostro comune, quindi questo è un argomento che andrebbe
sicuramente approfondito, ecco, cioè, quello che sarebbe secondo noi importante è approfondirlo, non lasciarlo così evasivo questo argomento, ma approfondirlo proprio per tutte le conseguenze, cioè, non è del nostro territorio, però può avere delle conseguenze sul nostro territorio. Quindi non so se lei ha intenzione di approfondirlo o dobbiamo procedere con un'altra richiesta. Grazie. Assessore Marini, se vuole integrare, prego. No, c'è una procedura di VIA, di esclusione della VIA, che è un procedimento dedicato a questo e anche alle trasformazioni che riguarderanno l'area Auchan. Certamente presidieremo il tema, ma penso che un'ulteriore interlocuzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente dedicate, forse non sono necessarie da questo punto di vista. Grazie. Scusate, la via è in corso. Consigliere Dite Ferrante, va bene, chiudiamo la fase delle interrogazioni e passiamo allora, buonasera a tutti. La parola al segretario generale per l'appello. Grazie. Aiosa, Antonioli, Bernardi, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano. Assentemi. Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, assente. La Miranda, Landucci, assente. Lanzoni, Nossa, Pastorino, assente. Pennasi, Pietra, Romaniello, Teormino, Ferrante, presente. Torraco, assente un momento. Tremolada, Vavassori, 19 secondi. Sì. Risultano 19 consiglieri presenti e 6 assenti. Come assenze giustificate ho i consiglieri Gianvecchio, Antonioli e la consigliera Landucci. Come da prassi occorrono 3 scrutatori, Vavassori, Pietra, scrutatore, Cremonesi. Consigliere. Per cortesia invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Thank you.
Grazie. Allora, prima di passare all'ordine del giorno, volevo rinnovare a nome di tutto il Consiglio Comunale la piena solidarietà alla consigliera Franca Landucci per il bruttissimo episodio che ha subito, con l'augurio che la consigliera possa riprendersi quanto prima dalla disavventura. E infine voglio ringraziare anche il personale della Polizia Locale per l'immediato intervento e interessamento, anche se il colpevole non è stato assicurato alla giustizia. Grazie. Allora, come informativa, che tutti i consiglieri, tutti noi siamo già stati informati con la nota del sindaco, dove descriveva che la delega relativa ai progetti servizi cimiteriali è stata assegnata all'assessore Virginia Montrazzi, così come previsto dal decreto del sindaco numero 8810 del 5 febbraio 2015. Passiamo al primo punto, con la pratica edilizia permesso di costruire. Come relatore, consigliere Tremolata, prego. Sì, presto detto, questa è l'ultimissima, visto che avevamo già detto che c'era stata l'ultima precedentemente, deroga che si chiede per la costruzione di un ascensore fondamentalmente volto al superamento delle barriere architettoniche. Ultimissima perché appunto con le varianti del PGT che andiamo ad approvare non sarà più necessario passare in consiglio per questo tipo di delibere, però tant'è, se c'è bisogno subito dobbiamo farlo subito. Grazie. Grazie al consigliere Tremolada. Se nulla osta, io questa delibera supererei la fase della dichiarazione di voto e la metterei subito in votazione. Siamo tutti d'accordo? Metto in votazione la delibera numero 1 indicata all'ordine del giorno. Inizio votazione, prego. Monica, ci devo votare, Monica. Fino a votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 17. Il Consiglio approva. Passiamo alla seconda delibera, indicata al secondo punto dell'ordine del giorno. Approvazione delle contraddizioni alle osservazioni alla variante del piano delle regioni e del piano dei servizi di rettifica, errori materiali degli atti al piano di governo, non costituente variante. La parola alla relatrice di commissione, la consigliera Pennasi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa relazione in realtà riguarderà poi 17 punti diversi che andremo a votare, se non ho capito male, più un voto finale, ma è un'unica relazione. Ripercorriamo che cosa stiamo facendo. Il 29 settembre sono state adottate le varianti di piano delle regole dei servizi, ricordo, non del documento di piano, quindi riguarda questo. E si è aperto quindi per il periodo necessario nel quale queste varianti vengono pubblicate e possono essere espresse le osservazioni.
in questo periodo sono arrivate 17 osservazioni, che sono l'oggetto della delibera di questa sera, con 54 quesiti. Noi in Commissione le abbiamo viste, tra l'altro ci è stato consegnato anche un documento dettagliato, quesito per quesito. Ovviamente io non faccio questo lavoro questa sera, ma vi riporto quelli che sono stati gli elementi principali riportati in Commissione. Tutte le osservazioni sono state presentate da dei professionisti o studi da professionisti, tranne una che è stata presentata da un condominio. Si tratta in alcuni casi di una richiesta di correzione di errore materiale, in alcuni casi di soprattutto richieste di interpretazioni autentiche o richieste a questo Consiglio di esprimersi su delle interpretazioni. In alcuni casi si è trattato di osservazioni non pertinenti, perché riguardano appunto il documento di piano che non è oggetto di variante, e quindi appunto la risposta è che non sono pertinenti. Dopodiché ci sono state presentate raggruppate in famiglie, perché le diverse osservazioni sono state raggruppate per meglio presentarceli appunto in famiglie. Alcune, la prima famiglia riguarda quelle che richiedono delle specifiche rispetto al calcolo delle superfici delle SLP. Alcune riguardano il tema della rete ecologica, meglio specificare la rete ecologica. Alcune, la cava Melzi, la gabbioneta, quindi la famiglia legata alla gabbioneta intesa come proprietaria di muri a questo punto. Alcuni inerenti, una convenzione molto vecchia nel quale appunto l'assessore ci ha spiegato, poi ce lo immagino ripresenterà, è difficile ricostruire un po' le vicende passate, e la famiglia di 21 punti di Milano Sesto, e poi una famiglia di osservazioni legate a una richiesta di flessibilità rispetto al tema delle aree produttive. Quindi in questo modo abbiamo raggruppato, ci sono state presentate le diverse osservazioni. Ci sono state due domande a termine della presentazione. La prima ha riguardato la richiesta di un caso specifico che però non ha presentato osservazioni, di cui alcuni consiglieri erano a conoscenza e quindi sono fuori a questo punto dalle delibere di questa sera, visto che dovremo esprimere 17 voti più uno. E la richiesta di chiarimento è stato soprattutto rispetto a questo discorso che vi dicevo della famiglia di osservazioni legate al tema di maggiore flessibilità per le aree industriali, in quanto è stato richiesto di specificare la differenza sostanzialmente tra quelle che sono le attività complementari e quelle che sono le attività compatibili. L'attività complementare, per esempio, l'esempio classico che ci è stato riportato, la casa del custode, quindi un caso di residenza dentro un'area produttiva, ma perché complementare, strettamente legata, come funziona. Il caso invece di compatibilità, attività diverse dal produttivo ma compatibili, ed è più su questo che è stata chiesta un elemento di flessibilità, tenendo conto, veniva detto, che ovviamente è cambiato il contesto, è cambiato anche quella che è le tipologie di produzioni, e quindi probabilmente delle letture più rigide del concetto di area produttiva possono limitarne le opportunità e magari perdere anche delle possibilità di insediamenti produttivi, o addirittura che se ne vadano alcuni che già ci sono. Ecco, questi sono come ci è stata presentata l'organizzazione delle delibere sulle osservazioni e le uniche due domande che sono state poste alla fine della presentazione che ha fatto l'assessore Marini e l'architetto Riganti. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Anche qui è previsto per l'amministrazione, se ci vuole illustrare, è facoltativo. Prego, assessore. Vi porterò via pochissimo tempo. Questa è una variante che è partita con degli obiettivi specifici e limitati. In particolare vorrei ricordare che questa variante delle norme tecniche
e per la correzione di errori materiali è nata dalla necessità di dare delle interpretazioni autentiche e di chiarire alcune norme che in particolare nell'uso quotidiano hanno dato diversi problemi. Questa variante va nella direzione di alleggerire alcune parti del piano di governo del territorio, di rendere più utilizzabili rispetto agli usi, ad esempio, rispetto alle aree a servizi, rispetto ad alcuni parametri urbanistici e edilizi. È una variante parziale, è una sorta di tagliando in corso d'opera di un piano che data 2008. In questi 5-6 anni ormai è cambiato molto, sia della società, sia del territorio, sia del modo di gestire queste attività. Le controdeduzioni sono a maggior ragione ancora più particolari e parziali, sono, come dire, molte di queste osservazioni che hanno fatto non a caso operatori piuttosto che cittadini, hanno un significato molto tecnico. Faccio un'unica notazione che, contrariamente a una certa prudenza in sede di approvazione rispetto alla possibilità di ammettere nelle aree produttive esistenti funzioni sempre produttivi ma più ampie, il Consiglio era giunto più prudente, molte richieste ci hanno chiesto di adottare quella maggiore flessibilità che avevamo previsto per i tessuti residenziali anche nelle aree produttive. In questo, come dire, siamo stati un po' scavalcati dalle richieste degli osservatori. Ecco, questo tema mi sembra che sia oggetto di riflessione e di sprono a essere forse più incisivi rispetto alla costituzione di regole e norme meno puntuali. Chiudo qua. Grazie all'assessore Marini. A questo punto apriamo il dibattito. I consiglieri sono pregati di prenotarsi per intervenire. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Lanzoni, prego. Sì. Buonasera e buonasera a tutti. Io volevo, sicuramente sono delle delibere molto tecniche, però leggo per quanto riguarda l'osservazione al punto 16, e per questo volevo un chiarimento, legato al fatto che il non accoglimento dell'osservazione, ma nella delibera sotto c'è di approvare parzialmente la controdeduzione dell'osservazione 16, non accogliendo la stessa.
Quindi volevo capire un attimo cosa voleva dire questo di approvare parzialmente, anche perché questa osservazione era legata a una questione di tipo condominiale che mi era balzata all'occhio e per la quale avevo ricevuto anche da parte di alcuni condomini dei documenti dove sostanzialmente riportavano anche a una richiesta passata di tassa occupazione di suolo pubblico che invece era stata annullata come provvedimento e quindi volevo capire se non è accolta o se è la delibera di non accoglierla perché ricade in un altro consigliere contesto. Lanzoni, un attimino che gli dà una risposta tecnica alla dottoressa, un attimo, okay. Grazie. Può spegnere, dopo lei riprende. Il merito. Prego. Volevo soltanto a questo punto approfittare per precisare una cosa che avrei detto prima dell'inizio delle votazioni, nel senso che per mero refuso all'interno del dispositivo trovate con riferimento a due punti, e in particolar modo sarebbe la nona controdeduzione e la sedicesima, c'è un avverbio parzialmente che per errore è stato riportato a fianco alla dicitura di approvare parzialmente, e quindi sono due parzialmente da eliminare. Quindi per un mero refuso sono stati riportati lì, altrimenti avrebbe un non senso, insomma, l'approvazione. A questo punto lo dico in questa sede, anziché dirlo in fase di... Sì, ok, quindi sostanzialmente come dal file che c'era stato dato di non accogliere, la delibera di non, che non è stata accolta, ok. Però in questo caso volevo solo capire, siccome si parla di un'area... che il condominio dice che è di tipo di privato, noi diciamo che non l'approviamo perché è di tipo pubblico, però c'è questo nodo da sciogliere un attimo e volevo un chiarimento, ecco, perché so che la cosa è abbastanza complessa. Ha ragione consigliere, è una questione complessa perché è una questione che data ai inizi degli anni 60. No, noi non l'accogliamo per un semplice motivo, perché quell'osservazione ci dice guardate che c'è un errore materiale dentro nel piano. No, non è un errore materiale, è l'esito di un lungo contenzioso che abbiamo ricostruito in parte, che riguarda non solo la proprietà, e questo si è chiarito, l'ha chiarito il giudice, ma soprattutto gli impegni che erano stati presi nel lontano inizi degli anni 60. C'è una convenzione che risulta non trascritta. Allora, formalmente noi non possiamo considerare questo un errore materiale, semmai è l'esito di un contenzioso. Questa variante non modifica in nessun punto, se non per errori materiali, la zonizzazione, e cioè la classificazione. È evidente che questo, come mille altre questioni che nei lavori di tutti i giorni ci tocca affrontare, è un problema da risolvere. Il fatto che noi affermiamo non è un errore materiale non vuol dire che come dire, i richiedenti non abbiano una ragione. Io mi impegno personalmente, ma si impegna l'amministrazione, al di là dell'osservazione che non è risolvibile così, in due minuti, a affrontare il tema e arrivare a una conclusione della medesima. Una convenzione che data inizi degli anni 60 e che ha problemi, che pone dei problemi di rispetto o no, deve essere un tema che si conclude in un modo o nell'altro, dando ragione al condominio se è il caso, o nell'altro caso invece facendo valere le nostre buone ragioni se ce le abbiamo. Per fare questo è necessario non solo ricostruire attentamente la vicenda, come gli uffici hanno fatto e stanno facendo per molte pratiche edilizie similari, ma anche arrivare a un confronto con la proprietà stessa. Non so se sono stato chiaro, spero.
Sì, posso? Puoi spegnere per favore? No, consentitemi, solo con questi passaggi e aspettate che io vi do la parola, se no altrimenti abbiamo delle anomalie tecniche. Prego, la parola al consigliere Lanzoni, prego. Sì, è stato chiaro, io più che altro la mia preoccupazione era legata al fatto che siccome so che la questione è abbastanza complessa e so che anche dai documenti che ho ricevuto vedo questo continuo è pubblico o non è pubblico quando c'è da assumere magari delle responsabilità in un modo o nell'altro c'è questa patata che gira. La preoccupazione era di non trovare l'amministrazione comunale ancora coinvolta in una causa che poi comunque paghiamo ancora noi, quindi sicuramente l'impegno che si è preso è soddisfacente per risolvere un problema che c'è. Grazie. Grazie al consigliere Lanzoni. Andiamo avanti con gli interventi, non vedo prenotazioni. Lascio aperto ancora un minuto e poi passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'amministrazione. Allora non ci sono più interventi su questa delibera, passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'amministrazione che verrà illustrato dall'assessore Marini. Prego. Scusate, la richiesta di una rettifica. Il Consiglio Comunale con un suo emendamento in sede di adozione ha chiesto di definire la distanza minima fra gli esercizi commerciali con apparecchi dotati di apparecchi di gioco d'azzardo e invece i cosiddetti luoghi sensibili in 500 metri. Il problema è che una distanza diversa era definita anche dall'articolo 29, in particolare era 300. Allora, benché sia chiaro l'intendimento del Consiglio, è bene rendere equivalenti le due distanze. Si chiede pertanto anche l'articolo 29, così come l'articolo 5, bis, a seguito dell'emendamento del Consiglio, di stabilire la distanza minima in 500 metri. Grazie. Grazie. Su questo emendamento i consiglieri possono intervenire. Se non ci sono richieste, lo mettiamo in votazione. Quindi procediamo alla votazione dell'emendamento presentato dall'amministrazione comunale. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 2, favorevole 19. Il Consiglio approva.
Sì. L'ordine del giorno? Un attimino che aspettiamo le copie così. Aspettiamo. Grazie. Sì, un attimino che è stato presentato un ordine del giorno dai gruppi maggioranza, se non sbaglio. Un attimino che arrivano le copie. Sì, allora tutti abbiamo la copia dell'ordine del giorno che viene illustrato dal consigliere La Miranda, prego. Scusa, tremolata. Ubi Maior. Allora, fondamentalmente l'ordine del giorno riguarda l'attività che c'è nella cosiddetta Cava Melzi, che in realtà l'attività attualmente in essere non è più di cava, ma di recupero di rifiuti non pericolosi. Questa attività è stata riconosciuta di interesse pubblico, per cui ha una sua dignità, è all'interno però del Parco della Media Valle dell'Ambro e non è mai stata firmata una convenzione rispetto a questa attività. Quindi è uno di quei casi in cui tutto avviene all'interno della legalità, ma non ci sono dei confini chiari rispetto a questo tipo di attività. Quindi, secondo noi, è il caso, in sede appunto di odierna, di discussione sul PGT, invitare l'amministrazione comunale a definire con più decisione, con per esempio una convenzione da firmare con il privato che opera questa attività, in modo che per il privato siano chiari i confini entro i quali questa attività deve essere svolta e per i cittadini di Sesto, per la comunità, ci sia un ritorno in termini non immediati, magari per alcuni versi in termini immediati, per alcuni versi anche a medio o lungo termine, in modo che ci sia una ricaduta di vantaggio anche per la collettività. Quindi in particolare leggo, attenzione dovrà essere posta alla valorizzazione del parco della Media Valle dell'Ambro, perché appunto ci troviamo in quel territorio, alla valutazione degli impatti ambientali dell'attività sugli abitati limitrofi, perché è abbastanza rumorosa questo tipo di attività, agli aspetti di bonifica e ambientali con particolare riguardo al potenziamento dei corridoi ecologici, alla creazione di greenway e alla valorizzazione di percorsi locali e lenti locali,
e all'impatto sulla viabilità esistente e di progetto. Questi i capisaldi che ci sembra importante tenere presente in sede di stipula di questa convenzione con questo privato che opera in quel luogo. Grazie. Grazie consigliere Tremolada. Qui è possibile intervenire un oratore per gruppo. Se non ci sono dichiarazioni di accettazione lo mettiamo in votazione. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego. Ma in realtà è più una richiesta di chiarimento, perché di questa cosa ne stavo giusto parlando poco prima che iniziasse il consiglio con l'assessore. Non essendoci stati negli anni e avendo avuto per quanto riguarda la questione della cava Melzi informazioni un po' frammentarie, quello che io volevo capire, visto che la questione mi ricorda molto anche il quadro non completamente definito relativo al parcheggio di cui si discuteva in un'interrogazione un po' di tempo fa, se siamo nel 2015, se non sbaglio la cava Melzi ha finito di lavorare, dalla cava Melzi si è finito di estrarre nel 98, 88, come mai si parla adesso, scusate, come mai si chiede adesso di, magari è normale, però volevo capire per quale ragione in tutti questi anni non si è mai passati effettivamente ad una stipula di una convenzione, se perché, o insomma, quali sono i problemi che non hanno portato alla stipula di una convenzione prima del febbraio del 2015. Grazie. Sì. Grazie alla consigliera Franciosi. Può rispondere con l'assessore Marini, prego. Per tanti motivi non si è arrivati a un atto di chiarificazione. Uno di questi motivi devo dire che secondo me, almeno dal momento in cui è vigente il nostro PGT, la confusione del PGT stesso. Senza dubbio quella norma transitoria, che fra l'altro è uguale da noi come negli altri comuni, si presta a interpretazioni molto diverse. Poi attenzione rispetto, non mi ricordo se è 88 o 98 la chiusura della cava. Adesso c'è un'attività diversa, che è un'attività di quella che io 88. Che è un'attività diversa che io un po' scherzosamente chiamo lo schiacciasassi, perché in realtà è un'attività di trattamento e smaltimento degli inerti. Prendono il cemento e lo puliscono e schiacciano come se fosse schiacciasassi. Ecco, questa è un'attività diversa da quella della cava. Rispetto all'88 un'altra cosa, cioè è cambiato il mondo da questo punto di vista. Il decreto legislativo, il 152, se non erro, sulle attività, il cosiddetto Gronchi, che poi è molto più recente. L'ultima questione che pongo è una questione, non è proprio uguale all'esempio dell'osservazione, della mozione del parcheggio. Qua siamo in una situazione dove si tratta e dove è necessario affrontare dei problemi, risolverli, tenendo conto delle esigenze di tutti, delle esigenze di chi ci lavora, di chi ci abita vicino, del parco e quindi di tutti i cittadini, nonché della città metropolitana. Però non è una situazione di non adempimento, qua piuttosto c'è una situazione di non definizione e non chiarezza. Concludo. Grazie all'assessore Marini.
se non ci sono interventi sull'ordine del giorno lo mettiamo in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 12. Consiglio approva. Quindi adesso procediamo alla votazione le contraddizioni alle osservazioni. Quindi iniziando con la numero 1, è chiara la cosa che dobbiamo, un attimo di attenzione, prego, voi una precisazione da come avviene la votazione, la dottoressa, prego. È già capitato in passato, rispetto alle controdeduzioni, si procederà con votazioni rispetto alle singole controdeduzioni, per cui saranno un po', poi ci sarà la votazione complessiva finale e quella di immediata eseguibilità, in totale saranno 18 votazioni. Allora, mettiamo in votazione la numero 1. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 14. Il consiglio approva. Se ci sono dei chiarimenti tecnici da chiedere all'assessore, procediamo per qualsiasi problema, ci darà una risposta tecnica. Prego, consigliere di Stato. Sì, Presidente, non si può far presentare ogni singola osservazione giusto per capire di che anche gli altri consiglieri magari si creano un attimo una discussione su qualche osservazione, va bene? Grazie. Vediamo se è fattibile, sicuramente l'assessore Marini ci accontenterà. Prego. Allora, passiamo alla prima, ci può dare una spiegazione sulla prima? Grazie, ormai è già votata però. Passiamo alla seconda, prego. Però mi scusi, possiamo anche annullare la votazione? Procediamo con la seconda, prego assessore. Mi scusi Presidente, chiedo però un attimo l'aiuto del dirigente perché essere concisi non sempre è facilissimo da questo punto di vista. Stasera abbiamo tutto il tempo che vogliamo, perciò facciamo le cose con calma. Scommetto che l'architetto Riganti ci aiuterà a essere molto concisi. La seconda votazione, la seconda osservazione riguarda il parametro della superficie coperta. Cioè dell'impronta che l'edificato dà sul lotto. Ci chiedono e accettiamo da questo punto di vista il passaggio dal 50% al 60%. Riguarda le attività, gli insediamenti produttivi, di cui si ammette una copertura del lotto leggermente maggiore.
se qualcuno vuole un ulteriore chiarimento, altrimenti la mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione le controdeduzioni numero 2, prego. Inizio votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 21, contrari nessuno, astenuti 7, favorevoli 14. Il consiglio approva. La parola all'assessore Marini per l'osservazione numero 3, presentata dalla proprietà dell'area ex Gabbionetta. Ci chiedono di considerare una diversa destinazione dell'area facendo alcune proposte. Rileviamo che alcune di queste proposte sono già ammesse del piano vigente, in particolare la realizzazione di servizi pubblici, che altre, se si vuole variare all'interno del grande comparto delle attività produttive, sono ammesse da questa variante. Ed infine altre ancora che ci vengono richieste, alle quali diciamo no adesso, nel senso che prevedono una modifica dell'area, dei destini dell'area, che prenderemo in considerazione a tempo debito, anche perché per adesso quell'area è occupata, soprattutto a fronte di un progetto, come dire, un po' più definito. Questa osservazione è un'osservazione molto generale da questo punto di vista. Da questo punto di vista, conseguentemente è non accolta. Se non ci sono dichiarazioni, mettiamo in votazione la numero 3. Inizio votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 21, contrari 1, astenuti 6, favorevoli 14. Il consiglio approva. Presidente, rettifico la votazione e volevo votare astenuto. Di Stefano, rettifica la votazione, si astiene. Passiamo all'osservazione numero 4. L'assessore, prego. L'osservazione numero 4 riguarda un ambito di trasformazione che è del documento di piano. In particolare l'ambito di trasformazione SP1B, questa è la sigla. La richiesta è, come dire, al di là della sua possibile condivisione, però riguarda una parte del piano di governo del territorio che non è oggetto di variante stessa, che è il documento di piano. Tutte le osservazioni che riguardano il documento di piano, che non sono oggetto di variante, ma attenzione, il documento di piano ha un'altra procedura, come dire, deve essere visto dalla provincia e via di seguito, quindi è un po' obbligata, al di là del fatto che nel concreto possa o non possa essere accolta. Quindi da questo punto di vista la risposta è non pertinente, più che non accolta o accolta. Grazie l'assessore. Mettiamo in votazione l'osservazione numero 4. Inizio votazione. Fine votazione.
Consiglieri presenti al voto 18, contrari nessuno, astenuti 7, favorevoli 11. Consiglio approva. Presidente, non ho fatto il tempo a votare, il mio voto è favorevole. Anch'io non ho votato, il mio voto è favorevole. De Noia, consigliere De Noia, la consigliera Pietra votano favorevole all'osservazione numero 4. Passiamo all'osservazione numero 5. La parola all'assessore Marini, prego. Allora, l'osservazione numero 5 riguarda, scusate, 5 punti. La prima chiede che la definizione di altezza degli edifici che noi abbiamo nel regolamento edilizio venga trasporta anche nel piano delle regole. È parzialmente accolta, nel senso che solo una parte della definizione dell'altezza degli edifici viene trasmigrata. Il secondo punto, la 5.2.a, ci fanno notare l'osservazione che c'è una incongruenza nelle attività che definiamo compatibili all'interno delle aree a servizi, nel senso che in particolare per il commerciale, per un banale errore materiale, diciamo, si ammettono le attività alimentari fino a 500 metri quadrati, quelle che vengono chiamate le superette, mentre per i non alimentari è 250. Ricordando che la compatibilità è poi comunque oggetto sulle aree pubbliche della decisione del Consiglio dei progetti di riqualificazione dei servizi stessi, è evidente che un'attività sportiva o un servizio è più compatibile con il non alimentare piuttosto che con l'alimentare. L'osservazione è accolta. C'è una definizione della D2, che adesso una diversa definizione della categoria D2 di cui è all'articolo, che viene accolta. C'è la richiesta di specificare la grafia della rete ecologica comunale che abbiamo approvato in adozione, che è una grafia che riprende le tecniche della rete ecologica regionale e della rete ecologica provinciale, di cui la nostra, quella comunale, è una specificazione. Si chiarisce il significato di questa grafia. L'osservazione è parzialmente accolta. Infine c'è una definizione del cosiddetto diritto di risvolto che è contenuto nel nostro piano. Ci chiedono che non so mai se è mai stato utilizzato, ma ci chiedono di scrivere una norma più comprensibile. Questa è accolta. Quindi il voto riguarda 5 votazioni, 5 punti, non 5 votazioni, 5 punti, di cui 2 parzialmente accolte e 3 invece accolte interamente. Grazie all'assessore per la spiegazione. Quindi andiamo in votazione con l'osservazione numero 5. Prego. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 18, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 12. Il Consiglio approva. Passiamo all'osservazione numero 6. La parola alla... La parola all'assessore Marini, prego.
Scusate, questa osservazione va nella famiglia di tutte quelle osservazioni che ci chiedono dentro al comparto produttivo di ammettere delle attività produttive intese in senso ampio e completo, maggiore flessibilità. L'osservazione è non accolta formalmente, nel senso che ad esempio fa riferimento alle attività complementari e invece probabilmente faceva riferimento alle attività compatibili, per le quali in accoglimento di altre osservazioni togliamo i limiti percentuali del 30%. Quindi è non accolta, anche se nella sostanza penso che sia, anzi sono sicuro che sia quello che richiedevano. Grazie. Andiamo avanti con la votazione, all'osservazione numero 6. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari nessuno, astenuti 7, favorevoli 10. Il Consiglio approva. Procediamo con l'osservazione numero 7. La parola all'assessore, prego. Scusate, l'osservazione 7 è composta di due punti. Entrambi chiedono di non considerare come capacità edificatoria alcuni parti e manufatti degli edifici. Noi riteniamo che un aumento così generalizzato delle porzioni di edifici non conteggiabili come capacità edificatoria debba richiedere una verifica degli indici generali. E quindi al di là della condivisione o no della singola richiesta, però insomma attenzione, perché se ciò che non fa volume diventa percentualmente una parte, una porzione rilevante, alla fine io poi devo verificare l'impatto urbanistico, ambientale e paesistico degli edifici. Entrambi quindi sono non accolte. Grazie. Mettiamo in votazione l'osservazione numero 7. Prego. Inizia la votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 7, favorevoli 12. Il Consiglio approva. Passiamo all'osservazione numero 8. La parola all'assessore Marini. Scusate, sono 8.1 e 8.2. Sono tutte e due parzialmente accolte, al di là dei tecnicismi che ci portano a dire parzialmente accolta. È un operatore che chiede di fare un'attività artigianale, un forno industriale e di legare insieme al forno l'attività di somministrazione di beni e risorse. Anche questa fa parte di quella richiesta di dare di quella famiglia di osservazioni di dare maggiore flessibilità alle attività produttive. È parzialmente accolta.
Grazie, mettiamo in votazione l'osservazione numero 8. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 7, 12 favorevoli. Il Consiglio approva. Andiamo con l'osservazione numero 9, la parola all'assessore Marini, prego. Sono i quattro punti posti dall'osservazione dell'attività produttiva gestita dall'azienda Melzi e Figli, di cui ho parlato precedentemente. Il primo tema, la prima, 9.1a, nel piano delle regole, scusate, premetto che la norma transitoria riguardante il parco della media valle dell'Ambro è identica quasi dentro nel piano delle regole e nel piano dei servizi, per cui le modifiche riguardano entrambe. La prima riguarda il piano delle regole, in particolare l'articolo 21, il comma 5, ci chiede di togliere il riferimento al piano dei servizi. Che tipo di riferimento? Il riferimento al fatto che i servizi privati di interesse pubblico devono essere convenzionati. No, non è accolta, non è tanto e non solo un problema del nostro piano dei servizi, è un problema di senso della norma ed è un problema di recepire quanto dice la legge regionale 12/2005. Scusate, non mi ricordavo più 2005-2015, ma... Il punto 2005. Il punto 9.1b. No, qua sia l'articolo 21 che l'articolo 9 del piano dei servizi, del piano delle regole, contiene questa frase che è contraddittoria con l'articolo stesso, che è quella un po' che ha creato problemi. Laddove dice che prima che le attività aventi interesse pubblico possono fare certe cose, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e via di seguito. E poi subito dopo dice che le attività che ammassano e trattano prodotti invece hanno un regime più limitato. A parte che la definizione ammassare e trattare vale per moltissime attività, ma delle due una, o il comma precedente, non il comma, scusa, il periodo precedente è sbagliato il secondo, non sono, come dire, sono mutualmente escludenti da questo punto di vista. Ecco, questa viene accolta da questo punto di vista. La stessa cosa, scusate io ho sbagliato, questa riguarda il piano dei servizi, l'articolo 21, scusate, il piano delle regole, poi la stessa cosa è l'articolo 9 del piano dei servizi che è la osservazione 9.2b. Quella che non è accolta invece è la 9.2a. Laddove l'osservazione ci dice, guardate che c'è un errore materiale, nell'articolo 9 del piano dei servizi il comma 5 fa riferimento al comma 4 e dice guardate non ha senso questa cosa, no non è vero, ha senso. Il comma 4 dice per le attività provvisorie come le attività in essere, come per le attività definitive nel momento in cui ci sarà il piano attuativo del parco,
alcune indispensabili condizioni affinché anche le attività di interesse pubblico debbano essere compatibili all'interno del parco. Io ricordo che questo è un parco e come tale, se vogliamo farlo vivere, deve avere alcune caratteristiche e quindi qualsiasi attività esistente o prevista deve soggiacere a elementi di compatibilità ambientale e paesistica e con, nel caso specifico, con gli abitati limitrofi. Questa è non accolta. La 9.1a quindi, ripeto, è non accolta, la 9.1b è accolta, la 9.2a è non accolta, la 9.2b, che poi riprende la 9.1b, è anch'essa non accolta. Grazie. Grazie all'assessore Marini. Lo mettiamo in votazione. Osservazione numero 9. Inizio votazione. Fine votazione. Presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 6, favorevole 13. Consiglio approva. Passiamo all'osservazione numero 10, la parola all'assessore Marini, prego. È un'osservazione, poi l'osservazione 11 è uguale, quindi è una copia sostanzialmente. È costituita di due punti, riguarda un'area di proprietà del comune, un ambito di trasformazione, per la quale il Consiglio nel 2000, non mi ricordo più se 11 o 12, ha definito la realizzazione del centro culturale islamico. Ci chiedono di adeguare le norme, a nostro parere le carte, scusate, non le norme, le carte, non è necessario, la delibera del Consiglio è più che evidente. Quest'area, al di là della, questo ambito di trasformazione, ha anche una parte destinata ad attività produttive. Su questa seconda parte l'osservazione ci chiede di diminuire la capacità edificatoria. È una modifica che riguarda il documento di piano e quindi non il piano delle regole, il piano dei servizi, e quindi viene dichiarata non pertinente, non accettabile. L'osservazione è non accolta. Scusate, sia la 10 che la 11, che è uguale sostanzialmente. È stata una doppia presentazione, scusate. Allora, mettiamo in votazione l'osservazione numero 10. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consigliere presente al voto 19, contrari nessuno, astenuti 7, favorevoli 12. Consiglio approva. Presidente, prego. Non ho fatto in tempo a votare, astenuto. Grazie. Passiamo all'osservazione. Passiamo all'osservazione numero 11, che ha già illustrato l'assessore, quindi la mettiamo subito in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consigliere presente a voto 20, contrari nessuno, astenuti 8,
12 favorevoli, il Consiglio approva. Passiamo all'osservazione numero 12. La parola all'assessore Marini, prego. Questa osservazione fa parte di quella famiglia che chiede maggiore flessibilità all'interno delle attività produttive. Si concentra, se non mi ricordo male, sulla questione della classificazione delle attività di somministrazione di cibo e bevande. Proprio per questa poi richiesta sostanziale è un problema di classificazione, insomma, è non accolta. Grazie, se mi può spegnere. Mettiamo in votazione l'osservazione numero 12. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti 8, favorevole 11. Dichiarazione del sindaco, prego. Favorevole. Passiamo all'osservazione numero 13, la parola all'assessore, prego. Scusate, è lo stesso tema di quella precedente, è sempre rivolta alla categoria di punto 3 e 2.2, riguarda la classificazione dei pubblici esercizi. In realtà la richiesta è quella di ammettere con minor limiti all'interno delle attività produttive queste attività, però formalmente non accolta. Grazie all'assessore. Mettiamo in votazione l'osservazione numero 13. Inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 21, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 13. Il Consiglio approva. Passiamo all'osservazione numero 14, la parola all'assessore Marini. Scusate, l'osservazione 14 è sostanzialmente un produttore di bevande, un produttore artigianale che chiede, è costituito di due punti, che chiede la possibilità di produrre ma anche di vendere in loco. Però ce lo chiede in modi non corretti, se mi lasciate passare questo termine. Nella sostanza è ammessa, nel senso che eliminando il limite delle attività compatibili, no? L'attività che ciò che ci viene richiesto è ammissibile, ma formalmente in entrambi i casi sono non accolta. Grazie, allora mettiamo in votazione l'osservazione numero 14. Inizia votazione. Fine votazione.
Consigliere presente al voto 21, contrari nessuno, astenuti 8, 13 favorevoli, il Consiglio approva. Osservazione numero 15, la parola all'assessore Marini, prego. Scusate, l'osservazione numero 15, presentata da Milano Sest, riguarda Milano Sesto, o Sesto Milano, come spesso mi sbagliando dico, riguarda 21 punti. Allora, li leggo riprendendo la presentazione che è stata fatta in commissione, commissione secondo. Il punto 15.1 e 15.2 riguarda quel problema della definizione della SLP. Che cosa non costituisce SLP? Non fa capacità edificatoria. Come le precedenti osservazioni, la risposta sulla 15.2, però scusate, vado a vederla. È in un caso rigettata la 15.1, nel caso della 15.2 è accolta. In realtà la 15.2 ci chiede di interpretare la norma, secondo noi era già fin troppo chiara, ma va bene qualsiasi precisazione, in cui in quella parte della norma in cui diciamo guardate che non sono considerabili capacità edificatorie quegli spazi al di sotto dei 2,4 metri, non solo per l'attività residenziale ma per tutte le attività anche produttive diverse dal residenziale. Nel punto 15.3 e 15.5 sostanzialmente ci chiedono di specificare maggiormente quali sono le attività paracommerciali. Per noi un centro commerciale, una grande struttura di vendita o una media struttura di vendita o anche un piccolo negozio è tutto commerciale. In realtà non è così. Ci sono le attività propriamente commerciali, quelle di vendita, ci sono delle attività artigianali, quelle che vengono chiamate l'artigianato di servizio, il gelataio ad esempio, il calzolaio, o ci sono delle attività terziarie, la banca classicamente. Perché ci chiedono di distinguerle? Perché c'è una definizione che riguarda il calcolo degli standard, cioè c'è una norma regionale che dice per le attività commerciali, commerciali in senso stretto, c'è l'obbligo di versare alcuni tipi di standard. La norma secondo noi è chiarissima, non sono necessarie altre precisazioni. La 15.4, le sale cinematografiche, ci chiedono di tener conto di una norma che considera le sale cinematografiche come non costituenti SLP. A parte che questa legge è una legge di alcuni tipi di attività cinematografiche, ma il nostro piano già considera, già permette che alcune attività in quanto servizi, sebbene privati ma di interesse pubblico, non siano considerati come superficie lorda di pavimento. Se sarà il caso e alle condizioni date dalla legislazione nazionale o dalle norme nostre, si terrà conto di questa ipotesi. Non sono necessarie ulteriori specificazioni a priori.
La stessa cosa per le attività culturali associative, considerarle tout court dei servizi e quindi non considerarle come attività che costituisce SLP. Vuol dire che se io ho un lotto di 10, posso costruire 10 più le attività culturali associative o più il cinema. Anche questa è rigettata. La 15.7 è molto tecnica, riguarda i cambi di destinazione d'uso nei piani attuativi e l'applicazione, la considerazione è l'applicazione ai sensi dell'articolo, non me lo ricordo, ma della cosiddetta legge obiettivo che prevede una diminuzione degli oneri di urbanizzazione. Se c'è la legge, adesso vedremo se questa legge si può applicare e in che termini, ma qualche dubbio sull'interpretazione fornita. Riteniamo necessario e opportuno in questo caso qualsiasi modifica. Il punto 15.8, 15.18 e 15.19 sollevano una questione reale invece, e cioè la prescrittività delle indicazioni che in particolare il piano dei servizi danno circa le previsioni viabilistiche. Allora qua forse un chiarimento, il piano dei servizi per quanto riguarda le strade è molto preciso, molto preciso, ma un po' tutto il PCT di Sesto San Giovanni ha fatto questa scelta addirittura di sostituire la base topografica mettendo il primo progetto delle aree FALC. Non avrebbe senso, perché se il piano regolatore avesse raggiunto un livello di precisione pari a quello dei successivi approfondimenti progettuali, questi secondi non sarebbero neanche necessari. La 15-19 in particolare è accolta o parzialmente accolta. Vasche Pompei. Ci chiedono di precisare che cosa si può fare sulle Vasche Pompei. Le Vasche Pompei sono quelle due fondazioni per le quali il piano e poi il PI prevede la conservazione. Il piano regolatore dice, attenzione, sarà poi il PI stesso a dire come andranno trattate. Non è necessario adesso all'interno del piano di governo del territorio e altre specificazioni. Per prendere un attimo tempo rispetto a questo elenco lunghissimo di osservazione, preciso che molte di queste osservazioni in realtà, più che la richiesta di modifiche, sono la richiesta di un'interpretazione autentica. In questo senso si capisce che perché viene fatta questa come mille altre richieste. 15.10, distributore di carburanti. Noi abbiamo una norma molto rigida riguardo ai distributori di carburanti, che peraltro non tiene conto delle modifiche recentissime introdotte, non mi ricordo più se dicembre o novembre, da Regione Lombardia. Sarebbe necessario, anzi è necessario, una modifica complessiva che non è attuabile in sede di controdeduzione, ma certamente si può dire, almeno all'interno degli ambiti di trasformazione, che le norme del nostro piano, che sono molto restrittive, sono norme solo di indirizzo e non a valore cogente. La 15.10 è approvata o parzialmente approvata? Accolta, grazie. La 15.11 ABC riguardano il regime giuridico degli ambiti di trasformazione, cioè del PI FALC come di tutti gli altri ambiti di trasformazione approvati, e le possibilità di variazione.
è un aspetto tecnico, ci sembra che l'interpretazione proposta dai proponenti sia un'interpretazione atipica della legge 12, anche se ha un suo senso, riteniamo di rigettare queste proposte. La 15-12 invece riguarda il regolamento edilizio, no? E in particolare la possibilità di che i piani attuativi come il PIFAC e tutti gli altri possono derogare al regolamento edilizio. È vero che ad esempio Milano all'interno dello stesso regolamento edilizio dice che gli ambiti di trasformazione, cioè i piani attuativi, hanno possibilità di deroga, ma c'è un problema procedurale da questo punto di vista. E quindi ci sembra inopportuno questa modifica, fermo rimanendo che questo regolamento edilizio deve essere effettivamente rifatto, e in questo senso c'è un impegno dell'amministrazione di farlo in tempi brevi e compatibilmente con la proposta di un regolamento edilizio tipo proposto dal governo quando verrà fuori. La 15-13 e la 15-20 riguardano la rete ecologica, sono parzialmente accolte, se non sbaglio, queste due. La 15-13 accolta, la 15-20 è invece parzialmente accolta. Il tema è quello che dicevo precedentemente, del significato della grafia. La 15-14, la 15-15 e la 15-17 riguardano la disciplina dei servizi pubblici, che può essere in proprietà piena o in asservimento. Già il piano prevede l'asservimento, ma ci chiedono una migliore articolazione, più completa articolazione della norma, e infine ci chiedono che la disciplina dei servizi pubblici possa essere anche data in comodato d'uso, cioè che i servizi pubblici possono essere dati anche in comodato d'uso. Questa del comodato d'uso viene respinta, invece la modifica e il completamento della norma che già riguarda l'asservimento è accolta. Quindi la 15-14 è accolta, la 15-15 e la 15-17 è non accolta. La 15-16 non mi ricordo più che cos'è, scusate. Ah sì, che cosa... Sì, che cosa fa sulla superficie di vendita e superficie lorda di pavimento sempre nelle attività commerciali, anche al fine del calcolo degli standard. Questa è accolta parzialmente, nel senso che facciamo anche qua, era come dire, quando c'è una norma sovraordinata, in questo caso di Regione Lombardia, evidentemente la validità è scontata, insomma. Va bene, ci chiedono di fare un riferimento alla norma regionale, in questo caso lo facciamo, ma non cambia nulla. Infine la 15.21 è all'interno del comparto Vittoria, mentre le aree del PIFAC, come tutte le aree degli ambiti di trasformazione, sono bianche, c'è la stessa disciplina. In questo caso c'è un'area standard, un'area gialla. Probabilmente era un vecchio progetto di realizzare certe attrezzature sportive. Può darsi che quella previsione non sia più realistica, però noi non abbiamo toccato
L'avvocato la Miranda ride. No, la conosco poco. Sì, la conosco poco, la storia. Può darsi che siano poco, come dire, che abbia poco senso, però noi in questa norma, in questa variante, non abbiamo toccato la tavola della zonizzazione, tranne che per gli errori materiali, è la stessa questione del, come dire, del condominio, e da questo punto di vista non la accogliamo. No? Poi vedremo se avrà senso o no quando faremo una modifica più sostanziale del piano stesso, piano di governo del territorio. Basta, scusate la sintesi, ma se no è un po' complicata. Grazie all'assessore Marini. Mettiamo in votazione l'osservazione numero 15. Contraddizione all'osservazione. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Ieri presente a voto 21, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 13. Il consiglio approva. Ultima osservazione, la numero 16, la parola all'assessore Marini che fa ancora un piccolo sforzo, prego. Scusate, l'osservazione di cui abbiamo parlato prima del condominio, questa che non è accolta in quanto non riconducibile a un errore materiale. Quindi procediamo con la votazione. Osservazione numero 16, prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 13. Consiglio approva. Prima di procedere con la dichiarazione di voto della delibera, la parola al sindaco, prego. Grazie Presidente. Allora, questa sera il passaggio che è stato fatto sicuramente ha una forte componente tecnica, però al suo interno, come avrete avuto modo di vedere e discutere in commissione, anche come avrete potuto constatare dalle spiegazioni che sono state fatte dall'assessore, ha anche alcune componenti decisamente politiche nella scelta che questa amministrazione fa e che, come dire, va in continuità con le tante scelte che questa amministrazione ha fatto anche in questi 2 anni e mezzo. Nella fattispecie, come direbbe il nostro segretario, si tratta soprattutto, vorrei puntare soprattutto su due, tre, adesso vediamo, e cioè la volontà molto forte, meditata, visto il cambiamento di direzione, diciamo così, di come sono stata presentata all'inizio l'adozione di queste varianti, la volontà molto meditata di rendere più flessibile lo strumento affinché si possano insediare attività
in ambiti produttivi. Allora, a me piace dire che dobbiamo in tutti i modi favorire, attraverso degli strumenti che sono questi, quelli che passano attraverso la decisione del Consiglio Comunale, a maggior ragione in un momento di crisi, mi verrebbe dire però sempre questo, ma a maggior ragione in un momento di cambiamento, in cui cambia l'economia, in cui la crisi incalza, dobbiamo favorire tutto ciò che fa arrivare lavoro. Non so se è impresa che costruisce il tondello piuttosto che impresa di servizi, piuttosto che il giovane che vuole iniziare un'attività. Lavoro, qualunque esso sia, buon lavoro ovviamente, ma qualunque esso sia. E in molti di questi passaggi, in questa adozione che noi, approvazione che io spero che venga sposata nella sua filosofia di fondo da tutto il Consiglio Comunale, ci sta proprio questo. È una delle risposte che un comune, un'amministrazione, dei consiglieri comunali possono dare per far fronte alla crisi. Probabilmente non, come dire, non è sufficiente, determinante, però è uno dei tasselli. Esattamente come qualche settimana fa abbiamo presentato la nostra proposta di detassare le nuove imprese con certe caratteristiche che si vengono ad insediare, ad aprire sul nostro territorio, va in questa linea. E io credo che di questo tutto il Consiglio Comunale, quindi voglio invitare veramente tutti i consiglieri comunali a fare una riflessione nel momento del voto, perché è una risposta che diamo a chi porta lavoro, a chi produce lavoro, a chi fa lavoro, e quindi è una risposta che diamo ai nostri cittadini anche. E l'altro passaggio sul quale vorrei puntare l'attenzione è rispetto alle attività complementari che sono possibili, come dire, possono essere inserite all'interno, soprattutto riguardo agli impianti sportivi, il servizio, ma soprattutto gli impianti sportivi. Perché nella discussione che si state facendo anche nella consulta dello sport, da anni discussioni che si stanno facendo, lo sport da noi è molto legato ovviamente alla presenza di grandi impianti sportivi, importanti impianti sportivi, vecchi impianti sportivi. Abbiamo una quantità di impianti sportivi che non ha l'equivalente in una dimensione territoriale pari alla nostra, che siamo poco meno di un quartiere di Milano. Sicuramente una grande tradizione, sicuramente una grande progettualità, sicuramente, ma che appartiene al passato, è una certa modalità di intendere la gestione degli impianti sportivi. Non basta più non adesso, non basta più da anni, lo sappiamo. Però introducendo queste norme noi possiamo garantire a chi c'è o a chi ci sarà a gestire le nostre strutture, garantire quella sostenibilità economica senza la quale diventa veramente difficile qualsiasi progettualità, anche innovativa. Ecco, questi sono un po' i due punti, altri ce ne sono, ma quelli che credo essere quelli più forti che sono dentro questa proposta di delibera che è stata portata dall'assessore Marini e dei suoi uffici, che devo ringraziare per come dire, un lavoro anche molto, molto difficile, molto, molto attento, molto approfondito e molto anche appunto rispondente a quello che è la richiesta in questo momento delle necessità della città. E poi uno sprone per l'amministrazione comunale. Se finisce, diceva giustamente la consigliera Franciosi, cioè, l'estrazione a Cavamezzi è di n anni fa, venite adesso a dire sì, vediamo adesso, vogliamo risolvere questa questione, vogliamo dare una cornice all'interno della quale questa porzione di territorio che poi ha dentro in sé l'opportunità di come dire, ripulire un territorio, la possibilità, come dire, di continuare ancora per anni, per un po' di anni l'attività economica, che però vuol dire anche la valorizzazione del Parco Medievale dell'Ambro. Vogliamo, come dire, accettare la sfida che ci lancia questa sera il Consiglio Comunale di dire: amministrazione, perfetto, hai iniziato un percorso, hai iniziato un incontro, un confronto con chi lavora all'interno della Cavamelzi, però datti un tempo,
Perfetto, questa sfida noi la dobbiamo accettare e sicuramente credo di poter dire che sia l'assessore, gli assessori competenti che i dirigenti che saranno coinvolti insieme a noi raccoglieranno questa sfida, perché appunto anche il tempo in politica e anche in chi amministra il tempo fa la differenza. Quindi io volevo ringraziare per la presentazione dell'ordine del giorno e appunto fare questa precisazione. Quello che il Consiglio Comunale questa sera andrà a votare ha sì in sé una componente tecnica, non è però, come dire, solamente tecnica, anzi ci sono appunto argomenti e ce ne sono anche tanti altri, oltre, come dire, li ho riuniti per macrofamiglie, però ce ne sono anche tanti altri che ci dicono che questo strumento è uno strumento che deve aiutare a rendere questa città più agile. Grazie. Grazie. La parola al segretario per una delucidazione sulla votazione all'osservazione numero 12, prego. Sì, no, volevo segnalare, e gli uffici hanno rilevato una incoerenza tra il non inserito rispetto alla controdeduzione all'osservazione numero 2, quindi parlo del dispositivo della proposta deliberativa, e il documento allegato che riproduce per esteso la controdeduzione all'osservazione, nel senso che l'osservazione numero 12... La proposta è l'accoglimento. L'assessore nel relazionare ha fatto riferimento a questa tabella nel senso dell'accoglimento, ma qualora qualche consigliere leggendo il dispositivo avesse avuto dubbi rispetto al merito, a questo punto propongo al Presidente di rivotare la stessa controdeduzione perché non ci sono dubbi sul fatto che sull'osservazione numero 12 la proposta deliberativa è di accoglimento. In tal senso ha relazionato l'assessore, in tal senso la tabella espressa di dettaglio, però siccome c'è un errore anche qui secondo refuso di non accoglimento, se ci sono dubbi sulla votazione espressa propongo al Presidente piuttosto di rifare di nuovo la votazione. A scanso di equivoci facciamola eventualmente. Io direi comunque di rifare la votazione alle controdeduzione l'osservazione numero 12, così annulliamo la votazione di prima e passerei alla successiva votazione. Siamo d'accordo? Prego la regia. Votazione. Vi facciamo la votazione all'osservazione numero 12. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 7, favorevoli 14. Il consiglio approva. Grazie. Quindi adesso passiamo alla fase della dichiarazione di voto della delibera globale. Dichiarazione di voto iniziando dal gruppo Giovani Se Stesse, la consigliera Aiosa, prego. Grazie Presidente, astenuti. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Grazie. Sì, favorevoli per la forte tecnicità della delibera che è affidata agli uffici di cui è l'assessorato, di cui tranquillamente ci fidiamo e che poi ha relazionato anche in commissione, e soprattutto per la linea politica che sta dietro tutte queste le scelte rispetto alle controdeduzioni di cui ha parlato e che ha sottolineato prima nel suo intervento la Sindaco. Grazie. Grazie. Sinistra Ecologia Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Nel votare favorevolmente questa delibera abbiamo apprezzato e condiviso moltissimo l'intervento del Sindaco, in quanto secondo me ha evidenziato due punti di questa delibera, ve ne sono altri, ma due punti su cui principalmente dobbiamo riflettere, sia sul fatto che si cerca di, con gli strumenti che i comuni hanno, di facilitare il lavoro nel nostro territorio, e per quanto riguarda noi personalmente, o me personalmente, se me lo consentite, in consulto dello sport molte volte avevamo
chiesto la possibilità di avere, come dire, una facilitazione, una duttilità, un'elasticità magari maggiore con gli strumenti che l'urbanistica consente, di avere strutture di vendita parallele o che siano complementari alle attività sportive in modo da rendere, non dico indipendenti economicamente, ma sicuramente di facilitare economicamente la gestione degli impianti, che sicuramente in un periodo storico come questa non è facile. Questi strumenti possono sicuramente a zero costi facilitare o inserire opportunità di mercato sia a livello occupazionale che a livello di indotto per quanto riguarda gli impianti sportivi. Quindi grazie. Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliere Cremonesi, prego. Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda la parte politica di questa modifica delle regole, avevamo già riportato in passato l'importanza di voler modificare le regole per garantire una migliore flessibilità come segno di una città e di una società che sta cambiando. Condividiamo queste regole e comunque nelle osservazioni sono state rispettate tutte queste regole di flessibilità, che se le altre volte riguardavano più le abitazioni, questa volta sono incentrate e riguardano di più le aree industriali. Per un discorso di continuità politica manteniamo comunque il voto del 29 settembre, quindi un voto di astensione. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda, prego. Grazie signor Presidente, ma devo dire che stasera sono un po' deluso. Per chi come me è abituato dalla scorsa consigliatura a parlare di urbanistica, francamente vedere trasformare un pezzo di PGT senza che politicamente ci sia stato un intervento di spessore, quantomeno della maggioranza, ad introdurlo, perché poi sostanzialmente al di là delle passaggi tecnici di alcune osservazioni, che per quanto potevano essere comunque commentate ogni singolo intervento a sostegno politico di un tecnicismo, devo dire che aver lasciato in mano al sindaco la necessità di intervenire a giustificare tutto l'operato e illustrare soprattutto l'operato dell'amministrazione, la dice lunga forse sulla bontà del legislatore che ci ha un po' depauperato a noi consiglieri in termini sull'urbanistica, lasciandoci solo questi ultimi sprazzi, perché francamente diciamo è un po' deludente, perché il PGT va come il bilancio da queste parti, quindi è una cosa importantissima. Non avere un commento dal Partito Democratico mi sembra un po' riduttivo, dal gruppo consigliare quantomeno. Che dire sulle iniziative? Beh, devo applaudire all'onestà intellettuale dell'assessore Marini, soprattutto dell'architetto in questo caso, perché ha riconosciuto, non suo mea culpa diciamo, ma politicamente non ne ha responsabilità neanche tecnicamente, ma della bruttezza del precedente PGT nell'aspetto della rigidità, e in questo senso ha legittimamente diciamo aperto ad alcune osservazioni di alcuni soggetti privati che hanno posto dei problemi di trasformazione di alcune norme, e in questo senso non posso che vederlo con favore, perché si va a riprendere quel discorso che molti anni dietro noi proponemmo da questi banchi, e che mi ricordo diciamo in questo senso vedo che con il consigliere Foggetta la sinistra fa un passo avanti anche in questo senso, perché l'allora vice sindaco Morabito invece era un fautore della rigidità e dell'immobilismo del PGT. E il punto nodale di discussione ricordo che fu proprio la gabbioneta, che oggi vediamo invece è già ormai oggetto di diciamo aperta discussione in città sull'ipotesi di trasformazione, per riportare sostanzialmente, in questo mi sento di condividere l'osservazione del sindaco, di riportare comunque lavoro. Non importa quale tipo di lavoro, non importa legarlo alle vecchie fabbriche, perché ormai di questo ormai ovviamente rimane solo la tradizione ma non la sostanza. Ma è evidente che la trasformazione di aree territoriali volte al recupero di qualunque forma nuova di lavoro non può essere vista che con favore. E in questo senso diciamo non posso che applaudire diciamo, questo ulteriore tentativo di sforzo. Poi bisognerà vedere diciamo, sul piano concreto come riusciremo o riuscirà l'amministrazione a dare concretezza e fattualità alle varie singole proposte, perché un conto averle sulla carta, poi purtroppo ci si scontra quando si va sul piano attuativo delle proposte
urbanistica e lì poi incominciano le vere frizioni tra l'amministrazione e il soggetto attuatore, pur nell'ambito del rispetto delle norme tecniche di attuazione. Spesso poi ci sono vedute diverse su cui poi dopo spesso l'amministrazione, diciamo, è costretta a intervenire modificando anche le iniziali proposte dei soggetti attuatori. In questo senso quindi non posso che condividere il percorso iniziato. Trattandosi però da un punto di vista tecnico di una scelta prettamente in parte politica e in parte tecnica, diciamo, su questo mi limito a proporre un voto di astensione un po' in continuità, nel senso che il voto di la dichiarazione di apertura, come sempre, da questa parte viene fatta, di riconoscimento viene fatta, poi diciamo, come dico sempre, siamo anche calati nell'aspetto propriamente più tecnico e quindi chi ha la cabina di regia in mano, diciamo, ha anche l'onere di portare avanti queste scelte tecniche e quindi di approvarle. Da parte mia, diciamo, c'è l'approvazione politica, poi dopo da un punto di vista tecnico mi rimetto ai tecnici e quindi il voto, ecco perché vado a giustificarlo, anche un voto di astensione. Grazie al consigliere La Miranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone. Grazie Presidente. Beh, devo dire che l'intervento finale del Sindaco è stato molto interessante. A quanto pare si sta delineando un nuovo corso politico e quindi noi non possiamo che essere lieti di questo nuovo cammino, di questo cambio di passo da parte dell'amministrazione. E credo che un po' vada anche di pari passo con le esigenze del territorio, con le istanze del territorio. Proprio oggi, insieme all'assessore, abbiamo partecipato a un importante evento promosso dagli imprenditori sestesi, dove si è colto proprio questa voglia di collaborare con le istituzioni. Infatti ho apprezzato molto l'intervento che ha fatto l'assessore proprio in questa direzione, cioè il territorio chiede delle risposte e la politica deve essere in grado di fornire le soluzioni rispettando quelle che sono proprio le esigenze del territorio. Però stasera secondo me occorre fare una distinzione tra un corso politico delineato dal sindaco, sul quale noi non possiamo che trovarci d'accordo, perché nel momento in cui la politica si pone come proposta e come intenzione quella di fare, di creare, di produrre, beh, non può che trovarci d'accordo. L'abbiamo dimostrato la volta scorsa con il voto favorevole alla delibera che ci avete presentato, anche se ahimè, e lo dico perché non c'è stato modo l'altra volta, ci ha un po' disorientato la dichiarazione di voto del capogruppo del PD, che ha completamente demoralizzato e reso vano il voto dei banchi dell'opposizione. Ed è un peccato, perché secondo me sono delle occasioni veramente perse, quelle di infierire quando c'è l'ultima parola su chi dà fiducia ad un percorso. Quindi, Sindaco, noi le diciamo che se questa è la linea che lei adotta, ci trova in sintonia, ma non basta fare soltanto gli interventi che avete delineato. Perché una città possa attrarre lavoro e diventi appetibile, occorre anche creare tutto il contorno, occorre creare una città molto più sicura, più bella, occorre pensare alle periferie, che è un tema al quale il nostro gruppo si è sempre battuto e le nostre periferie non sono ascoltate, perché nelle periferie regna l'insicurezza e regna anche lo sconcerto, lo sconforto da parte dei cittadini. C'è il tema dello sport, e lo sport ha un'importanza fondamentale per rilanciare una città, perché crea aggregazione, crea comunque momenti di sviluppo e crea anche delle potenzialità per la nostra economia locale. Il nostro voto è di astensione, ma non è un voto di astensione polemico, comunque con un senso di contrarietà. È, diciamo, un voto di astensione, ma siamo veramente in attesa di vedere, oltre a questo passaggio politico che lei ha proposto col suo discorso, veramente una nuova apertura, un nuovo corso da parte della politica di Sesto, perché è indubbio che in questi 3 anni abbiamo visto poco. Mancano 2 anni alla fine del mandato, noi da parte nostra non faremo mai mancare la nostra responsabilità nell'approvare, nel portare avanti delle delibere e dei progetti che sono dell'esclusivo vantaggio per il territorio e per la nostra città. Grazie consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, la dichiarazione di voto chi la fa? Consigliere Pennazzi, prego. Grazie Presidente. Mi colpisce sempre un po', ma io sono un po' una persona semplice che ragiona forse in un modo
troppo lineare per la politica, quando sento dire che la direzione, la linea è quella intrapresa, è condivisa, è giusta, quella che guarda verso la strada giusta per il futuro, quando sento dire che sono aspetti tecnici, molti di questi erano aspetti, la maggior parte di questi erano aspetti tecnici, che gli uffici hanno lavorato bene, che la presentazione in commissione era stata chiara nei dettagli, eccetera, e poi il voto conseguente è un'astensione. Ma proprio non lo dico in tono polemico, ma perché la diretta conseguenza, riconoscendovi il fatto che la volta scorsa, per esempio, avete votato a favore, però la diretta conseguenza, secondo me, delle cose che ho sentito dire, poteva essere l'espressione di un voto favorevole. Comunque, insomma, ognuno pensa un po' per la sua parte. La nostra parte, il gruppo del Partito Democratico, è favorevole, lo è sia per gli aspetti più tecnici, la serietà con la quale questi vengono affrontati e con la quale sono stati presentati, sia come materiale, sia come racconto in commissione questa sera, che nonostante le difficoltà di una tematica come questa ci hanno messo nelle condizioni di capire e di affrontare da profani il tema, sia per quegli aspetti un po' più politici che comunque concordo ci sono e che vanno verso un'espressione di voler rendere la norma più chiara e semplice possibile, che comunque è un fattore fondamentale per i cittadini che con questi strumenti si devono confrontare, quindi che siano degli strumenti semplici, chiari, anche in vista degli futuri strumenti che dovremo creare, in una logica di semplificazione, e anche strumenti al servizio del territorio e non viceversa, quindi laddove la rigidità eccessiva non tutela il territorio ma lo danneggia, e quindi invece gli strumenti che appunto in un panorama che cambia, in un contesto anche molto veloce nei suoi cambiamenti, sappia essere giustamente flessibile e rispondere ai bisogni. Quindi sia diciamo nella parte più politica che tutta la maggioranza ha condiviso, sia negli aspetti più tecnici siamo assolutamente a favore. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Mettiamo in votazione la delibera indicata al secondo punto, comprensivo dell'emendamento approvato. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 14, il consiglio approva. Un attimo che qui c'è anche l'immediata eseguibilità. Procediamo con la seconda votazione. Inizia la seconda votazione per l'immediata eseguibilità, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, astenuti, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 14, il consiglio approva. Una comunicazione, io a questo punto l'ultima parte del consiglio viene dedicata a una manifestazione di intenti che è stata presentata dal consigliere Nossa. Visto che siamo in orario, stasera la trattiamo. Iniziamo con la prima, che è già stata presentata il mese di novembre dell'anno scorso. Prego. Prego, consigliere Nossa. Sì, grazie. Presumo solo questa, visto il tempo, poi vedrà lei, Presidente. La leggo sapendo che alcuni dati da quando è stata presentata sono cambiati. Poi al limite, se vi è un attimo di pazienza e vi è un contributo alla discussione, posso indicare quali sono i dati che nel frattempo sono cambiati. Manifestazione di intenti per non procedere al taglio dei fondi per i padronati. Visto che i padronati hanno supportato, la leggo perché secondo me leggendola probabilmente anche chi non l'ha in mano la sente e la capisce. I padronati hanno supportato gli enti previdenziali del Ministero degli Interni nel processo di riorganizzazione interna,
avete come obiettivo la digitalizzazione dell'accesso alle prestazioni, facilitando la canalizzazione della domanda e garantendo la coesione sociale in un momento di forte lacerazione dovuto alla crisi economica. Considerato che il Presidente della Repubblica ha concesso l'alto patronato della Presidenza della Repubblica all'evento di celebrazione del decennale della legge 152-2001, che regola il lavoro dei patronati apprezzandone l'attività svolta sui territori, il sistema patronati con la sua azione in questi anni ha contribuito significativamente alla politica di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, dal momento che, con l'ampliamento delle attività attribuite dal legislatore, ha permesso per lo Stato un risparmio annuo di oltre 657 milioni di euro, cioè di 564 milioni di euro per l'INPS, 63 milioni di euro per l'INAIL e 30,7 milioni di euro per il Ministero degli Interni. Il sistema patronati gestisce circa il 90% degli invii come istanza telematica in un paese in cui il tasso di alfabetizzazione informatica è tra i più bassi nei paesi occidentali. L'ampiezza e le modalità dell'intervento finanziario sui patronati, in particolare l'abbattimento di somme e di pagamento di attività già effettuate negli anni precedenti, rendono inevitabile la fine del sistema patronati, che ricordiamo ha assistito nell'ultimo anno 15 milioni di persone per l'accesso ai diritti sociali. La messa in discussione del ruolo e delle funzioni del patronato attraverso la riduzione delle risorse costituisce il cuore di tale sentenza, in cui la Corte ha già stabilito che un intervento simile viola l'articolo 38 della Costituzione italiana. Si chiede quindi al Governo di ritirare il provvedimento contenuto nella legge di stabilità, che riguarda i patronati, garantendo attraverso finanziamento pubblico ai patronati la continuazione di un servizio gratuito, di continuare il lavoro iniziato presso il Ministero del Lavoro per rivedere il paniere delle prestazioni erogate e finanziate, impegna la Presidenza del Consiglio Comunale a inviare questo documento al Governo, al Parlamento e al Presidente della Repubblica. Grazie. Dunque, allora, qui c'è la facoltà di intervenire per un oratore per il gruppo, a parte il sindaco. Non vedo richieste, se non ci sono richieste metterei in votazione. Ho chiesto la parola di nuovamente il consigliere Nossa, prego. Sì, chiedo scusa. No, era allora per innanzitutto il perché è stata presentata questa manifestazione di intenti, perché mi sembrava corretto, oltre che leggere, al limite anche spiegare le motivazioni che hanno portato il nostro gruppo a presentarla. Bisogna capire che questa manifestazione di intenti, come è stata presentata in questo comune, è stata presentata in tantissimi altri comuni d'Italia. È stata presentata con l'intento, come dice la stessa manifestazione, di far sì che venga sensibilizzata una parte politica che in maniera, secondo il nostro punto di vista, avventata, ha fatto questo taglio ai patronati. Perché ha fatto un taglio avventato ai patronati? Perché i patronati fanno un servizio che in realtà dovrebbe fare lo Stato. Nel senso che il cittadino non dovrebbe andare da un patronato, da un sindacato o da chi per esso a chiedere questo tipo di attività, ma sono gli sportelli dell'INPS piuttosto che dell'INAIL o altri che dovrebbero fare questa attività. Quindi è stata delegata questa attività a degli istituti che non sono, diciamo, statali, ma che in realtà a questo punto fanno le veci di quanto fa lo Stato, ma che non vedono, come dire, corrisposta una cifra tale per il loro lavoro. Veniva dato fino a poco tempo fa un tot, che mi sembra fossero 600 milioni all'anno, però piano piano è stato decurtato e piano piano gli arretrati non sono stati, diciamo, pagati. Questo fa sì che tutto il servizio patronati, con annesso il servizio che viene fatto verso i cittadini e persone che desiderano e abbiano, come dire, la fondamentale richiesta di accedere a certi atti per mantenere impegni verso lo Stato e verso i comuni e richieste per avere pensioni piuttosto che ISE o quant'altro, debbano far sì di, molto probabilmente troveranno sì che qualche servizio in futuro sarà a pagamento, perché c'è stata questa decurtazione. Quindi ecco il perché è stata presentata questa manifestazione di intenti, sapendo soprattutto che l'anno prossimo, anzi quest'anno, ci sarà il nuovo indicatore ISE, quindi però tutti noi saremo in fila a fare il nuovo indicatore ISE, o chi ne avrà bisogno o chi ne avrà necessità.
Quindi ci sarà un maggiore lavoro, una maggiore mole di lavoro, ma in compenso ci sarà a questo punto una minore contribuzione a ciò che questo lavoro in realtà adesso veniva soddisfatto dallo Stato. Ecco perché è stata presentata questa manifestazione di intenti. A onor del vero, dopo tutte queste manifestazioni di intenti, mozioni presentate in Comuni d'Italia, il governo ha fatto un pezzetto di marcia indietro, nel senso che ha tagliato meno di quanto era preventivamente tagliato nella legge di stabilità e che nella nostra manifestazione di intenti era scritto. Questo fa sì comunque che non tantissimi servizi saranno a questo punto a pagamento, ma molti servizi saranno ugualmente a pagamento. Già si vocifera che per il 7.30 ci saranno dei pagamenti da fare superiori a quelli degli anni passati, cosa che in realtà per i più bisognosi non è mai successo, mai accaduto. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Ha chiesto la parola gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Sicuramente i patronati sono importanti. Io avrei pensato, leggendo questa mozione di intenti, credo che sarebbe più giustificata se a presentarla, per esempio, fossero quelle forze che non sono rappresentate in Parlamento. Ne faccio un discorso un po' semplice, spero che non venga accolto come polemico, semplice. Le forze politiche che sono rappresentate in Parlamento, cioè i cui rappresentanti sono stati eletti dagli stessi cittadini per rappresentarli in Parlamento, hanno una rappresentanza che gli permette, proprio perché ha diretto contatto con le alte sfere, proprio perché rappresentati in Camera, alla Camera, hanno tutte le possibilità di dire che a certe cose non ci stanno, manifestare il loro dissenso. Ora, se noi, immaginiamo questo, se noi, Consiglio Comunale di San Giovanni, così come quello di tutti gli altri comuni, ogni volta che il governo fa qualche cosa che non ci piace e che non condividiamo, dovessimo presentare una mozione di intenti, tra l'altro a norme che, come diceva, ricordava bene, onestamente, il consigliere Nossa, cambiano continuamente, perché questa non è una cosa che il governo ha definito. Nel frattempo che questa mozione è stata presentata ed è stata adesso viene adesso discussa, sono cambiate queste norme, sono cambiati, se non sbaglio è stato dimezzato il taglio ai patronati. Quindi io credo che queste mozioni di intenti, sia questa che altre che sono state presentate, hanno più l'intento magari di sottolineare quelle che sono le posizioni delle stesse forze politiche a livello nazionale, che magari provocano un po' spaccature, un po' punzecchiano, un po' spigolano, no? I rapporti tra i partiti. Ecco, noi a questo gioco qui non vogliamo e non vogliamo partecipare e non parteciperemo, perché riteniamo che certe cose si possono regolare in altri ambiti, a livelli un po' più alti, e sinceramente spingere il Presidente del Consiglio Comunale, piuttosto che il Sindaco, a scrivere lettere, a sensibilizzare, a mandare comunicazioni, io credo che possa essere utilizzato, tra l'altro viene utilizzato lo strumento della manifestazione di intenti e non quello della mozione, perché la manifestazione di intenti sappiamo che va in coda al primo Consiglio Comunale utile, quindi viene discussa immediatamente, prima possibile. Quindi c'è anche un utilizzo dello strumento per farne, diciamo, polemica immediata. Spero si sia capito bene quello che volevo dire. Il nostro voto a questa mozione di intenti sarà contrario, come sarà contrario quello alle prossime mozioni di intenti che verranno presentate con questo intento. Scusate il gioco di parole. Grazie al consigliere De Noia. Se non ha chiesto la parola il consigliere La Miranda, prego. Grazie, vorrei anch'io dire due parole a sostegno dell'intervento del consigliere De Noia, nel senso che già in precedenti mozioni presentate al consigliere Nossa avevo criticato questo modo di fare, nel senso di coinvolgere il Consiglio Comunale su temi nazionali. L'ha sottolineato in parte il consigliere Di Noia, in realtà lo usa anche come grimaldello, non solo per mettere una bandieruola, per quanto possa valere, ma per creare e generare regolarmente tensioni e conflitti in aula, che non c'è necessità, tra la maggioranza e il gruppo di Sella e della sinistra.
perché è evidente che ogni volta mette in imbarazzo e in forte conflitto il PD sulla posizione da assumere su queste questioni. Primo, perché ovviamente il PD è partito di maggioranza di governo e quindi lo mette in difficoltà su questo modo di fare, nel senso dovrebbe andare contro un provvedimento che poi non si sa mai se sono definitivi o temporanei del proprio governo di cui sorreggono ovviamente la maggioranza. E in secondo luogo anche a livello territoriale lo mettono ovviamente in seria difficoltà. Quindi io vi prego seriamente, o prego anche la Presidenza, di cassarle a questo punto quando saranno, perché non attinenti con lo scopo e lo statuto del Consiglio Comunale ed attinenti anche con i compiti del Consiglio Comunale. Evitiamo di fare questo regolamento di conti esterno. Se avete qualcosa da regolarvi, regolatevi nelle riunioni di maggioranza che avete, ma evitate di coinvolgere il Consiglio Comunale regolarmente in queste vostre personali dispute che non hanno nessun senso e nessuna funzione e non hanno neanche utilità per la città. In ogni caso, per parte mia, andrò anch'io a votare con voto contrario, perché voglio dare anche in questo caso un segnale preciso. Grazie al consigliere La Miranda, ma voglio ricordare che è prevista dal regolamento le modalità in cui viene discussa la manifestazione. Ha chiesto la parola come gruppo PD il consigliere Tremolato. Prego. Allora, intanto da parte nostra nessun imbarazzo, ma piena disponibilità a discutere di qualsiasi cosa. Però, purtroppo, la modalità di presentazione e manifestazione di intenti ci obbliga a un solo intervento in tutto il nostro gruppo, che invece rappresenta diverse anche sensibilità e diverse così attenzioni. Quindi questo ci mette in difficoltà dal punto di vista tecnico più che sostanziale. Siamo un partito grande, quindi anche diverse opportunità, e sarebbe bello che ci fosse la possibilità per ciascuno di intervenire, cosa che consigliere Nossa, presentando manifestazioni di intenti, non ci dà la possibilità di fare. Altro problema tecnico, era stata presentata a firma del nostro capogruppo una manifestazione di intenti sullo stesso argomento, che noi questa sera non possiamo però discutere perché non è presente chi ha presentato questa manifestazione. Queste sono le regole di funzionamento del Consiglio Comunale, non è che mi devo girare di là, io mi giro di qua perché l'ha presentata lei la sua manifestazione di intenti. Allora io mi posso solo, facciamo finta che non l'abbiamo presentata, vengo ai contenuti di quello che avremmo detto se avessimo potuto presentare la nostra manifestazione di intenti. Nel corso degli ultimi anni, a seguito del compimento dei processi di informatizzazione delle modalità di accesso ai trattamenti dei servizi erogati dall'INPS, alla collettività ed in particolare alle fasce più deboli e bisognose, oltre il 90% delle istanze trattate dall'INPS hanno origine e sviluppo nel loro iter esclusivamente per via telematica. La maggioranza della popolazione anziana e disagiata che accede ai servizi di assistenza erogati dall'INPS ha scarsa dimestichezza con questi strumenti informatici o ne non conosce completamente l'uso, e pertanto i patronati hanno supportato gli enti previdenziali e il Ministero degli Interni nel processo di riorganizzazione interna, avente come obiettivo la digitalizzazione dell'accesso alle prestazioni, facilitando la canalizzazione delle domande e garantendo la coesione sociale in un momento di forte lacerazione dovuto alla crisi economica. Solo nel comune di Sesto San Giovanni, nei principali patronati che operano nella città, alla data del 31 ottobre, oltre 15.800 residenti hanno fruito dei loro servizi resi gratuitamente o comunque a un prezzo convenzionato. Il Presidente della Repubblica ha concesso l'alto patronato della Presidenza all'evento di celebrazione del decennale della legge 152 del 2001 che regola il lavoro dei patronati, apprezzandone l'attività svolta nei territori. Il sistema dei patronati, con la sua azione in quest'anno, ha contribuito significativamente alla politica di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, dal momento che con l'ampliamento delle attività attribuite dal legislatore ha permesso per lo Stato un risparmio annuo di oltre 657 milioni, cioè di 564 milioni di euro per l'INPS, 63 milioni per l'INAIL e 30 milioni di euro per il Ministero degli Interni. Preoccupati delle eventuali ricadute in termini di costi aggiuntivi dei servizi erogati anche in supplenza dell'INPS, per le fasce più deboli che abitualmente fruiscono dei servizi dei patronati, anche per l'acquisizione di certificazioni propedeutiche necessarie all'accesso di servizi e agevolazioni comunali, che la decurtazione delle somme di contribuzione previste dall'attività dei patronati comporterebbe.
che l'ampiezza e le modalità dell'intervento finanziato sui patronati e in particolare l'abbattimento di somme di pagamento di attività già effettuate negli anni precedenti rendono possibile la fine del sistema patronati che ha assistito nell'ultimo anno 15 milioni di persone per l'accesso ai diritti sociali, che la messa in discussione del ruolo e delle funzioni del patronato attraverso la riduzione delle risorse costituisce il cuore di tale sentenza, in cui la Corte ha già stabilito che un intervento simile viola l'articolo 38 della Costituzione. Si potrebbe chiedere al Governo di rivedere il provvedimento contenuto nella legge di stabilità che riguarda i patronati, garantendo attraverso il finanziamento pubblico ai patronati la continuazione di un servizio gratuito, alla luce della riconsiderazione dell'importanza della loro azione di supporto alla collettività ed in particolare alle fasce più deboli e bisognose della popolazione, di continuare il lavoro iniziato presso il Ministero del Lavoro per rivedere il paniere delle prestazioni erogate e finanziate. Questo ci sembra una posizione che è mediata, come dicevo, tra diverse posizioni all'interno del nostro partito che poteva essere discussa e votata, mentre invece la sua manifestazione non la condividiamo nei modi e nei contenuti e quindi voteremo contrari. Grazie al consigliere Tremolada, non ci sono prenotazioni, ha chiesto la parola il consigliere Foggetta, prego. Sì, grazie Presidente. No, solo per dire che a parte quest'ultimo intervento che entrava nel merito della questione, nel merito del tema di cui stiamo parlando, però devo dire che non, neanche a dirlo, non sono particolarmente in accordo con l'intervento del consigliere La Miranda. Purtroppo mi trovo a dire di non essere in particolare accordo neanche con l'intervento del consigliere De Noia, perché questo tipo di atti, alcune mozioni che hanno tematiche che vanno oltre quelle comunali o come dichiarazioni di intenti come quelle di questa sera, servono a chi non ha espressioni in Parlamento a dare la propria voce e a muoversi anche attraverso quelle. A chi ce l'ha, a muoversi in modo parallelo anche rispetto al lavoro che fanno i propri rappresentanti in Parlamento. E quindi anche per questo questa dichiarazione presentata dal partito di SEL è più che pertinente, più che noi possiamo votare tranquillamente più che favorevolmente. Un'altra cosa che ricordo appunto è che comunque qualche mese fa, adesso non ricordo quanto, abbiamo votato tutti quanti favorevolmente a una mozione proprio del consigliere De Noia quando sull'apologia del fascismo, che in quel momento aveva voce in Parlamento, quindi non è qualcosa di né di nuovo e né solo reputabile a qualcuno, imputabile scusatemi a qualcuno. Rispetto al merito della dichiarazione di intenti, l'unica pecca che vedo rispetto a questa dichiarazione di intenti presentata che stiamo votando è che però è stata detta poi nell'intervento e anche è presente nella dichiarazione di intenti che presenta il PD, è quanto questo possa avere una ricaduta poi sui cittadini. Nella dichiarazione di intenti di questa sera, che votiamo questa sera, è ben espresso quale sarebbe il rischio per lo Stato e che cosa andremmo a perdere come servizio. Non viene detto poco, forse non si capisce bene quanto comunque anche i cittadini abbiano una ricaduta pesante, ed è quello che però diceva il consigliere Nossa nel suo intervento prima. Anche per questo noi saremo favorevoli. Grazie consigliere Foggetta, se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Consigliere Capone, prego. Grazie Presidente, ma dopo l'ultimo intervento del consigliere Foggetta mi corre l'obbligo di intervenire, perché stasera abbiamo proprio la dicotomia tra due forme di far politica, perdonatemi. Non abbiamo discusso una mozione importante che poteva riguardare i nostri cittadini, le persone diversamente abili relativamente a un problema che li affligge, e abbiamo perso l'opportunità per discutere una manifestazione di intenti che, per quanto sia di interesse nazionale, il Comune di Sesto, il nostro Consiglio Comunale, non può incidere. Abbiamo parlato prima di una politica propositiva, concreta e attiva,
e abbiamo perso un'opportunità di fornire alla nostra città uno strumento di intervento. Io richiamo soltanto l'attenzione su questo punto, Presidente. Francamente avrei preferito trovare il tempo per discutere mozioni importanti che potevano impegnare la Giunta e l'amministrazione nel raggiungere degli obiettivi, così come è stato poi poc'anzi detto anche nell'intervento del Sindaco, una politica molto più attenta e concreta, non che voli alto su questioni dove non possiamo assolutamente incidere ed intervenire. Grazie al consigliere Caponi. Voglio ribadire ancora una volta che non è scelta del Presidente discutere o non discutere, ma è previsto dal regolamento. È una cosa, l'aveva presentata già a mese di novembre. Comunque lunedì 23 abbiamo il consiglio sulle mozioni e sarà discusso. Comunque potrei essere d'accordo con lei, sicuramente. Mettiamo in votazione la manifestazione di intenti. Prego. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari 12, astenuti 5, favorevoli 3. Il Consiglio non approva. Io direi di... Grazie della partecipazione. Stasera chiudiamo un attimino prima, che non guasta mai. Grazie della partecipazione, ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.